Un saluto a tutti amici del web, io sono DadoBugs, bentornati sul mio canale, benvenuti in questa nuova puntata di Deus Ex Mankind Divided. Abbiamo visto un accenno della storia, abbiamo visto l'inizio, abbiamo visto un po' com'è lo stile di gioco, che cosa presenta questo Deus Ex, abbiamo visto che ha le carte in tavola per bissare il primo capitolo, o meglio, Human Revolution, il suo predecessore. Ma arrivato a questo punto mi sembra giusto anche mostrare l'altra parte di gioco che offre Deus Ex, che è la modalità Breach, che scopriremo insieme. Chiaramente questa è una puntata parentesi, dalla prossima ricominceremo la storia, però per ora voglio vedere insieme a voi la modalità Breach in maniera tale da avere una panoramica completa sul gioco. Allora, Breach. Ah, ok. Non compariva accedi a Breach e non. Non ho. Breach è una modalità dinamica che introduce nuove sfide e funzioni tramite aggiorni periodici. Ok, va bene, accedi a Breach, vediamo. Breach. Allora, non ho assolutamente idea di che modalità sia. Ho letto qualcosa, so che è una modalità arcade, diciamo così, però non so che cosa bisogna fare. Beh, lo scopriremo insieme, fondamentalmente. Allora, Reapers. La Repubblica Ceca ha approvato i piani di espansione per la Palisade Bank Corporation, con grande gioia degli investitori di tutto il mondo. Le celebri lame di questa banca, che svettano sullo skyline di Praga, contengono le camere blindate per dati più sicure al mondo. Sofisticate misure di sicurezza hanno protetto i segreti di megacorporazioni e di personalità di rilievo fin dall'approvazione delle prime leggi sulla privacy. Fonti vicine alla banca mi hanno confidato che nessun hacker è mai riuscito a violare le difese delle lame, malgrado il numero praticamente infinito di tentativi. Detto tra noi, gente, penso stiano solamente perdendo tempo. Qui è Eliza Kassan, l'informazione live su Picus. Ok, interpreteremo quindi una sorta di hacker. Ok, ciao Dottobax, sono felice di vederti online. Più Reaper attaccano il breach, meglio è. L'accesso ai server societari più sicuri al mondo. Gli infiniti terabyte di dati che contengono sono finalmente raggiungibili. Ogni Reaper deve entrare in azione. Non c'è modo di sapere per quanto resterà aperto il breach. Dimmi perché sei diventato un Reaper e posso aiutarti a migliorare. Per cambiamento. Per anni le corporazioni che controllano il mondo hanno temuto che i loro segreti venissero rivelati. Da quanto la Palisade Bank ha realizzato le sue server farm, però, tutte le prove contro di loro sono divenute inaccessibili. Fino ad oggi. Sinceramente, il motivo per cui si diventa Reaper conta poco. Ciò che conta è cosa si fa dei dati recuperati. Voglio collaborare con te per fare in modo che tu ne estragga in quantità finché è possibile. I miei contatti. Se davvero vuoi cambiare le cose, allora io conosco i canali giusti per diffondere i dati che estrai. Inoltre ti ricompenserò per ogni terabyte recuperato, dandoti dei crediti che potrai usare per migliorare le tue abilità. Abilità di cui avrai bisogno contro le avanzate difese della Palisade. Possiamo parlarne per ore, ma questo tempo sarebbe speso meglio attaccando i server della lava. Pubblicherò qualcosa sulla mia bacheca, dovrebbe rispondere ad ogni tua domanda. Ok, dai, dai, sì, dai, infatti, buttiamoci ansioso, dai, buttiamoci nel gameplay. Anche perché io ancora non ho idea di quello che offre fino a quando non giochiamo, non sappiamo mai se è interessante oppure no. Perfetto, vai. Va bene.
Sulla mia bacheca ho pubblicato il link ai server dell'Ava Wall della Palisade. Le lame della Palisade hanno ridisegnato il panorama di Praga, conferendo alla città fama mondiale. Ogni lama ospita un sofisticato sistema operativo e una serie di camere contenenti server che custodiscono i dati dei clienti. Ok, avvia il livello. Questo fa molto Assassin's Creed. Per estrarre dei dati, devi prima trovare delle torri dati. Per cominciare, accedi a quelle davanti a te. Non ho capito che... È comparso schermo per un attimo, ma non... Ah, ok. Questo qua chiaramente è un tutorial, dato che... Ok, dai. Ora hai dati a sufficienza. Il bridge point è aperto, ma il nucleo IA ha attivato la sua sequenza di blocchi. Fai presto, se non raggiungerai l'uscita in tempo, i dati trasportati dal tuo avatar andranno persi. Va bene, ok, il tutorial è chiaro, abbastanza chiaro. Suppongo che ora andando avanti ci siano nemici, perché questo è giustamente era il tutorial. Molto bene, Reaper. Come ti avevo promesso, i dati che hai estratto sono stati convertiti in crediti ed esperienza. Ottimo. Ottimo, va bene, continua. Completa un server per sbloccare tutti i nodi adesso collegati. Per alcuni nodi sarà necessario usare anche un codice firewall. Tieni premuto RT e usa L per muoverti rapidamente all'interno della mappa. Raggiungi il punto di uscita per raggiungere un'altra mappa. Occhi aperti. Il server è sorvegliato dalle difese del nucleo IA. Se ti vedrà, dovrai combattere. Sono un po' più zitto perché sto cercando di capire che diavolo accade. E al contempo sto cercando di... Trasmissione lettura diagnostica del settore. Fai attenzione, c'è una guardia. Scaricando dati attiri l'attenzione. Rimani al riparo o apri il fuoco, ma ricorda.
Ora se ti vedono, chiameranno rinforzi. Nessuna anomalia del sistema rilevata. Attività nel settore, normale. Sto cercando di capire se tipo posso fare anche qui gli atterramenti oppure no. Vediamo un po'. Ok, sì. Gli atterramenti sono un modo rapido per eliminare nemici senza dare nell'occhio. Fai solo attenzione al consumo energetico. Ah, sì, perché anche qui c'è il consumo energetico. Va bene. Ok, vabbè, raga, ho capito più o meno che cos'è. È una... è un po'... sono un po' come se fossero i Chalice Dungeon di... Puoi usare la violazione remota a tuo vantaggio. I blocchi del server possono aiutarti a raggiungere aree fuori portata. Un po' come se fossero i Chalice Dungeon di Deus Ex. Chiarissimo, chiarissimo. Raga, mi piace, mi garba. Vi dico la verità, io preferisco però giocare al gioco vero. Però ammetto che questo è una bellissima modalità per giocare missioni su missioni senza preoccuparsi di fare la storia. Bello, ragazzi, bella modalità, bella modalità. Cioè, se uno vuole aprire Deus Ex e giocare, cioè gameplay, inteso come gameplay, si può tranquillamente fare questo e continuare a... E ora bisogna capire se ci dà dei bonus. Stai diventando più abile. Migliorando il firmware si aggiorna, aumentando la memoria dell'avatar e fornendoti punti praxis. Esatto, ma questi punti praxis li posso utilizzare nella campagna. Sei a metà strada dai server dell'Avawall. C'è un altro pacchetto di potenziamenti da aprire. Ora non mi si fa accedere ai praxis, ai potenziamenti. Io voglio capire se i potenziamenti... Allora, se da questa modalità si sbloccano potenziamenti per la missione principale, per la storia... Cioè ci potrebbe anche stare, però onestamente io non continuerei, nel senso che si semplifica di molto. Io credo che i praxis si utilizzano qui per potenziare il personaggio nella modalità bridge, un po' come se questo fosse il nostro personaggio, proprio il nostro alter ego, non Adam Jameson, proprio fossimo noi nel mondo di gioco. Di potenziare il tuo avatar per rendere le cose più interessanti. Ok, ci siamo. Ho parlato troppo presto. I potenziamenti forniscono capacità uniche al tuo avatar, superiore a quelle di qualsiasi oggetto. Ora sblocca il salto multiplo. Ti servirà per completare il prossimo server dell'Avawall. Ma ci sono altri praxis. Ci sono praticamente altre cose rispetto... Questo è il salto. No, questo.
Salto multiplo. Ok. Con i punti Praxis sblocchi i potenziamenti, ottenili dai pacchetti di potenziamento salendo di livello. Puoi usare i potenziamenti solo se hai memoria, gigabyte sufficienti per equipaggiarli. Se acquistati si equipaggiano automaticamente. Tieni premuto. Ok, va bene, chiaro. I potenziamenti possono essere rimossi per liberare memoria, ma solo prima di avviare l'infiltrazione in un server. Perfetto, alla grande. Chiaro. Memoria allocata, alla grande, ragazzi. Mi piace da morire. Abbiamo un altro Praxis? No, ne abbiamo... No, ok. Avvia livello. Usa la nuova abilità. Sfrutta il salto multiplo per raggiungere la torre davanti. Allora. Ok, 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 il salto multiplo. Bellissimo. Puoi raggiungere piattaforme ancora più in alto. Forza, arriva la piattaforma sopra di te. No, c'è qualcosa che... Ok, alla grande. Evita la torretta più avanti o passa alle munizioni MP per disattivarla temporaneamente. Mizzica, ragazzi, è grandissimo. Modalità semiautomatico o automatico? E che cambia, ok. No, non ho capito. Le munizioni EMP disabilitano temporaneamente telecamere, torrette e laser e robot. I proiettili EMP infliggono il 90% dei danni delle munizioni standard. E non ho ben capito, se devo dire. Allora, quella è la torretta. Ok, ora ci siamo. Ok. Man mano sto capendo come funziona. E teoricamente potevamo utilizzare anche questo. Va bene. Ragazzi, le prime volte sono chiaramente... Bisogna capire come funziona. Abbiamo Icaro, perfetto. Bella la cosa che c'è il timer. Ai nemici corazzati, i proiettili normali vanno scelti. Se scegli di combattere, sei proiettili per coraggio. Il trasetto di infetto. Alla grande, ragazzi. Ok, ok. Allora, io credo che si sia capito com'è questa modalità, onestamente. Cioè, credo che sia chiara. Però un altro livello lo vorrei ancora fare. Innanzitutto perché fondamentalmente... Cioè, ok, sì, l'ho mostrata la modalità, però mi piacerebbe fare un gameplay carino proprio. Allora... Oh, un Praxis. Contengono dei kit Praxis. I punti che ti forniscono servono per sbloccare dei potenziamenti per il tuo avatar. E vanno nella riserva. Ah, c'è il negozio. I dati
della rete della Palisade sono a portata di mano. Nel negozio puoi comprare altri pacchetti di potenziamento per ottenere armi, munizioni e oggetti speciali. Ok, per un attimo ho pensato che bisogna pagare con soldi veri. Invece no, sono soldi del gioco, ok? Quindi avevo ragione, si pagano soldi veri, mannaggia loro, mannaggia. Allora, ci sta solamente perché questa è una modalità di gioco a parte. Ok, va bene, dai, ci sono salvati in calcio d'angolo, dato che la modalità breach è come se fosse a parte, ci può stare. Però, se lo vogliono rendere così, la modalità breach la devono rendere free to play. Perché se no non ha senso. Cioè, non è che non ha senso, è un po' una ladrata così. Cioè, se tu la modalità breach la metti all'interno del gioco, io il gioco te lo pago. Allora, se la modalità breach la vuoi fare un freemium, deve essere free, ma deve essere free per tutti. Perché se no, se io te lo pago il gioco, la modalità premium... No, non mi fa impazzire questa cosa. Anzi, non... Cioè, io sono favorevole alle microtransazioni nel momento in cui però il gioco è free to play. Cioè, se il gioco io te lo pago, deve essere come Overwatch. Cioè, io te lo pago, te l'ho pagato all'inizio e poi tu gli aggiornamenti me li dai gratis. Cioè, che significa sta cosa? Ok, questi sono per comprare roba figa, ok, sono d'accordo, però non lo so, non mi piace tantissimo questa cosa. Beh, credo davvero che con questa si sia visto tutto quello che si doveva vedere, onestamente. Anche perché qua non voglio perderci ora del tempo a fare un praxis. Facciamo... Vediamo quant'è di minutaggio. Io direi che basta, ragazzi. Non lo voglio fare neanche molto lungo questo video perché è a parte. Mizzica ci ha riservato una brutta sorpresa nel finale, questa cosa dell'appagamento. Allora... E io ve lo dico subito, questa modalità è bella, ma la lasciate stare che siamo all'inizio e quindi giustamente erano delle cagate le missioni. Andando avanti, secondo me si può fare delle cose molto carine, anche e soprattutto perché se una persona vuole aprire il gioco e giocare indipendentemente da storia, tutto, apre questo, boom, e si butta. Bello come idea. Sarebbe interessante anche se ci fosse una modalità multiplayer, che non ho ben capito se c'è oppure no. Ciò nonostante non mi fa impazzire questa modalità a pagamento, che serve per comprare roba, insomma, oggetti premium, che discorsi sono? Ma che discorsi sono? Va bene ragazzi, ok, allora, la prossima puntata si ricomincia alla modalità storia. Usciamo dalla modalità breach, quindi... perfetto, ragazzi, alla prossima continueremo la modalità storia. Vi ringrazio dell'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao.